L'italiano Diego Ulissi della Lampre Merida ha vinto per distacco la quarta tappa del Giro d'Italia, tutta in territorio calabrese da Catanzaro a Praia Mare di 200 km. È la prima vittoria italiana, peraltro nella prima tappa italiana. L'olandese Tum Dumulin, grazie al secondo posto nella tappa vinta dall'italiano Ulissi, ha riconquistato la maglia rosa. Dumulin maglia rosa dopo le prime due tappe del Giro. Aveva ceduto il primato domenica scorsa ad Arnhem in Olanda, al tedesco Kittel, che a Praia è arrivato staccato al traguardo. Sul traguardo di Praia, Ulissi, protagonista di un'azione solitaria negli ultimi 9 km, ha preceduto gli olandesi Tum Dumulin della Giant Nuova Maglia Rosa e Steven Kruswick della Team Lotto. Per Ulissi si tratta della quinta vittoria in carriera al Giro d'Italia. Nella classifica generale Dumulin ha 20 secondi di vantaggio sul lussemburghese Bob Jungels della Etix e l'italiano Ulissi della Lampre e 24 sul connazionale Steven Krusvik della Lotto e l'austriaco George Predler della Giant. Al sesto posto invece c'è Vincenzo Nibali della Stana staccato di 26 secondi e dal settimo lo spagnolo Aleandro Valverde della Movistar in ritardo di 31 secondi. Si è trattato di una tappa bellissima, tutta calabrese, dicevamo, 200 km di tracciato, un percorso Ione-Tirreno da Catanzaro a Praia Mare. La Carovana Rossa, dopo aver lasciato il capoluogo di regione, si è spostata verso la Mezzeterme e poi sulla fascia costiera tirrenica, imboccando la SS-18. In località Marinella ha reso omaggio agli otto ciclisti amatori lametini falciati anni fa da un'auto. Il gruppo ha poi proseguito verso nord dopo aver superato Mantea, Paola, Cetraro, Bonifati, Belvedere, Diamante e Scalea. È giunto al traguardo di Praia con l'arrivo sul lungomare Francesco Sirimarco e la splendida vista della famosa Isola di Dino. Un percorso prevalentemente pianeggiante lungo il suggestivo litorale tirrenico, ma non sono mancate le difficoltà nel percorso dei corridoi. Prima la salita di Bonifati, Gran Premio della Montagna a 409 metri con pendenza del 5,8% e poi San Pietro secondo GPM a 378 metri con una pendenza del 6,4. Dopo il secondo traguardo volante di Scalea tracciato più impegnativo con sali scendi e curve pericolose a 10 dall'arrivo, l'ultimo insidia con la salita del Fortino, ultimo durissimo strappo, prima di scendere su Praia. La Calabria si gode quindi le ultime ore in rosa. Mercoledì infatti la carovana ripartirà proprio dalla cittadina del Tirreno in direzione Benevento.